Pishati putram atra surupam rupam tasya graja uri purim maturim gustuatim radha kunda vagivaram o radhika varvasam raktu yasya pratita kripaya Shri Guru Tam Natosmi Gurave Gaura Chandaya Radhikaya Nandaya Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namon Ananda Lila Maya Vigrahaya Prema Padibhya Chave Sundaraya Tasmai Maha Prema Rasapradaya Chaitanya Chandraya Namo Namah Chaitanya Chandraya Namo Namah Chaitanya Chandraya Namo Namah Bhakta Bhina my heart like flowers thousands of times at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual Gurudev, Asmadeya Paramarada Tam Guru Parapadma, Nitrila Pravishta Om Vishnu Pada Shtotara Sutta Sri Rupa Nugacharivaya, Srila Bhakti Vedanta Narayana Goswami Maharaj. Prima di tutto offro il mio cuore come petali di fiore migliaia e migliaia di volte al mio maestro spirituale divino, il supremamente degno di adorazione, Srila Narayana Goswami Maharaj. Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my guru's guru to his guru, and you can see here all the members of our guru parampara going back thousands of years to see Krishna himself. Poi offro il mio omaggio al guru del mio guru, a Srila Prabhupada, e potete vedere qui tutti i nostri maestri della nostra linea disciplica fino a Sri Krishna stesso. Offro il mio omaggio a tutti loro. And finally, I offer my pranam to all my dear brothers and sisters and all Vaishnavas and Vaishnavis. E poi offro il mio omaggio a tutti voi, miei cari fratelli e sorelle devoti. La guru del mio Swagatam. Welcome everyone.
Benvenuti a tutti. To the fifth Bhakti Yoga Festival of Chaitanya Academy here in Rome. Al quinto festival del Bhakti Yoga della Chaitanya Academy qui a Roma. If you are new to this experience, you may be wondering what is going on. Se voi siete nuovi a questa esperienza, forse vi state chiedendo cosa sta accadendo. So from the very beginning I want to make full disclosure. Quindi dal primo inizio voglio fare un pieno introduzione. Disclosure. It's legal. Apertura. That is, I did not come here to take anything from you. Io non sono venuto qui per prendere nulla da voi. Is the most valuable something in the whole universe. E questo qualcosa è la cosa che ha più valore in tutto l'universo. And we are giving for free. E noi lo diamo gratis. What is that something? Cos'è questa cosa? Krishna Prema. Krishna Prema. Love for the Supreme Personality of God. L'amore per la suprema personalità di Dio. Perhaps you don't know why you were born or why you exist. Forse non sapete perché siete nati o perché esistete. So I can tell you for sure, 100%, why you were born and why you exist. Ma io posso dirvi con sicurezza 100% il motivo per cui siete nati e per il quale esistete. Your life is only to learn how to love God. La vostra vita è solo per lo scopo di imparare ad amare Dio. Not for anything else. Per nient'altro. Everything else is only a distraction. Tutto il resto è solo una distrazione. And the Supreme Lord, He has given you everything that you need to become perfect in your life and develop your life. E il Signore Supremo ci ha dato tutto quello di cui abbiamo bisogno per diventare perfetti nella nostra vita e imparare ad amare. He has given you a tongue to glorify His holy name. Ci ha dato una lingua per glorificare i Suoi santi nomi. He has given you ears to listen to the description of His wonderful transcendental qualities. Ci ha dato delle orecchie per ascoltare le descrizioni delle sue bellissime qualità trascendentali. He has given you a heart. Ci ha dato un cuore. And in your heart, when you engage in chanting and hearing, you can see Krishna also. E quando vi impegnate ad ascoltare e a cantare, poi nel vostro cuore potete vedere Krishna anche. See, Krishna has given the Vedic scriptures which explain the nature of the material world, the nature of the soul and the path to self-realization. Krishna ci ha dato i Veda che descrivono la natura del mondo materiale, la natura dell'anima e qual è il cammino per ottenere la realizzazione. And also, because if you try to read the Vedas you may not understand, so Krishna also sends Guru, spiritual master. Ma siccome noi se proviamo a leggere magari non comprendiamo, allora Krishna manda anche il guru, il maestro spirituale. So then you can clearly understand the message of the Vedas. In modo che voi possiate in maniera molto chiara comprendere il messaggio dei Veda. See, Krishna himself came to this world only 500 years ago, playing the role of a devotee to show us all, step by step, how to be a pure saint. Krishna stesso venne by his own example. Venne solamente 500 anni fa nella forma di un devoto per mostrarci passo per passo qual è il cammino da fare per ottenere la realizzazione spirituale attraverso il suo stesso esempio. So, all the arrangements have been made for us. Quindi tutti gli arrangiamenti sono stati preparati per noi. Only we have to accept it. Solamente dobbiamo accettarli. Try to follow it in our life very sincerely. E cercare di seguirli nella nostra vita con molta sincerità. Without duplicity. Senza duplicità. Without demanding from the Supreme Lord any selfish worldly temporary things. Senza pretendere dal Signore Supremo alcune cose temporanee solo per un motivo egoistico. Ridva apre nava bhakti shasya vitate sanjivane swagama rambe kama tapatu dahadamani vishpapa gullasini duran me
Marusaki Nopi Sarasi Bhava Yabhuyat Prabhu Sri Chaitanya Kripa Nirankusha Mahamadurya Kadambini. It is said that Sri Krishna, in his form of a devotee, that is Sri Chaitanya, he is like a cloud bank of sweetness, raining down the sweetness of love of God upon everyone. Viene detto che Krishna Chaitanya, che è Krishna stesso, però nella forma di un devoto di Krishna, lui è come una nuvola che è venuta ad inondare di amore puro per Dio tutti quanti. You know that if the earth is dry, nothing is growing there because there's a drought. Voi sapete che se la terra è arida, niente cresce lì perché c'è una siccità. But if a cloud bank comes and then begins to rain down, then the seeds which are in the ground, which were dormant, suddenly they come alive and they start to sprout up and grow. Ma se viene un insieme di nuvole e inizia a piovere, tutti i semi che dormivano all'interno del terreno iniziano a germogliare e tutto riprende vita. And they become covered with fragrant flowers and then tasty fruit also. E diventano pieni di fiori fragranti e frutti deliziosi anche. So Chaitanya Mahaprabhu is like that because wherever he is, Harinam Sankirtan, the chanting of the holy name is going on, following Chaitanya Mahaprabhu, then the seed of love of God in our heart sprouts and begins to grow. E Chaitanya Mahaprabhu è proprio così, perché ovunque lui con il suo Harinam Sankirtan, il canto dei santi nomi, ovunque che segue, chiunque segua questo canto dei santi nomi, e nel suo cuore la pianta dell'amore puro per Dio inizia a germogliare. And then flowers come. Flower here represents bhav, ecstatic feelings. E poi vengono i fiori. I fiori qui rappresentano il bhav, ovvero i sentimenti estatici. And then fruit comes. That means the very delicious, juicy fruit of love for Krishna. E poi viene questo frutto molto delizioso e pieno di nettare dell'amore per Dio. More tasty than mangoes. Che è più delizioso dei mango. With no skin. And no pips, also only juice, no, nothing to throw away. Senza buccia e senza il nocciolo, solamente nettare, solamente succo. So you may say, oh, but how will this seed of love grow in my heart? I have no seed of love in my heart. How will it grow? Uno potrebbe dire, come farà a crescere questo seme dell'amore per Dio nel mio cuore se io non ho questo seme dell'amore per Dio? So the mercy of Chaitanya Mahaprabhu is so powerful that it is inconceivable. La misericordia di Chaitanya Mahaprabhu è così potente che è inconcepibile. If it rains, if there's no seed in the ground, nothing will grow. Perché? Only if seeds are already there, it will grow. But when the rain of the mercy of Chaitanya Mahaprabhu comes, even if there's no seed in your heart, a seed will appear there, and then it will grow. Perché quando piove, se non ci sono i semi dentro al terreno arido, poi non può crescere nulla. Ma invece Chaitanya Mahaprabhu è così misericordioso che anche se non c'è il seme, lui fa piovere e ti dà anche il seme. So don't worry. If you feel no love in your heart for God, just stay in the Harinam Sankirtan. Quindi non preoccupatevi, se non, sentite che non avete amore per Dio nel cuore, non preoccupatevi, semplicemente continuate a stare lì dove c'è il Sankirtan. Just sing and dance with us. Cantate e danzate con noi. And then you'll have a shock. Very soon you say, ah, some seed is coming. E poi avrete uno shock, molto presto vedete, oh, c'è un seme qui. And you'll wonder what happened to me. E vi chiederete cosa è accaduto a me. So this is the inconceivable mercy of Chaitanya Mahaprabhu. E questa è la misericordia inconcepibile di Chaitanya Mahaprabhu. So arambe kamat patu dahadahani. When the rain begins to when the clouds first come in the sky, then already if you are burning from the heat of the sun, you feel some cooling sensation even before the rain comes. Se voi state soffrendo per il calore dell'estate, quando vengono i nuvoloni, anche prima che la pioggia cade, già sentite del fresco e del sollievo. So in the same way, even before the devotion begins to appear in the heart, allo stesso modo anche prima che la devozione inizia ad apparire nel cuore, you will see that the dry
fire of material desires and attachments. Vedrete che il fuoco arido degli attaccamenti materiali, desideri materiali, which is always burning us, che ci brucia sempre. If someone is wondering, why am I not happy? Se qualcuno si chiede perché non sono felice, the reason is always the same. La ragione è sempre una. You are not happy because you have material desires. Non sei felice perché hai desideri materiali. If you didn't have material desires, you would be very blissful. Se non avessi avuto desideri materiali, saresti stato molto beato. But because of unfulfilled material desires, therefore the face becomes like a black cloud, rain cloud, dark cloud of nectar also. Ma siccome ci sono questi desideri materiali insoddisfatti nel cuore, poi una persona diventa cupa come una nuvola senza pioggia, come un nuvolone. I can see who has material desires from the face. Io posso vedere chi ha i desideri materiali dal volto, dall'espressione. But when the mercy of Chaitanya Mahaprabhu begins to come, then that burning, that psychological internal feeling of burning, I need this, I need this, I need this, I am not happy, then this burning becomes extinguished. Ma quando la misericordia di Chaitanya Mahaprabhu arriva, questo bruciore, oh voglio questo, voglio quello, non sono felice, subito si dissipa. You will feel relief. E sentirete sollievo. And peacefulness. E sarete pacifici. You may or may not understand who is Krishna or what is Krishna, but at once you begin to feel this relief come. As you approach the Sankirtan of Chaitanya Mahaprabhu. Forse non comprendete chi è Krishna, magari non comprendete tante cose, ma quando arriva il Kirtan di Chaitanya Mahaprabhu, il canto dei santi nomi, subito potete fare esperienza di questo sollievo. Vishvapa Gullasini means that when it rains heavily, then the rivers, which are controlled by two banks, they overflow. So before the two banks were controlling them, so the river went in a fixed path. But when by the rain the river overflows, then the water goes everywhere and no one can stop it. Quando piove tanto, prima il fiume aveva una riva, no? Aveva una direzione, ma quando piove tanto il fiume straripa e adesso l'acqua è ovunque, nessuno può fermarla. So previously only very qualified persons could realize God. Precedentemente solamente persone molto qualificate potevano realizzare Dio. That means very few saints that they became so famous because they're so rare. Significa pochissimi santi divennero così famosi perché erano molto rari. Why? Because Krishna said, "Yaya tamam prapadyante taiva bhajamyaham." As someone surrenders to me, I reciprocate with them. So Krishna reciprocates with us. If we fully want to serve and love him, then he will reveal himself to us. If we have some desire for ourselves, then Krishna will wait. And for this reason, only very few rare persons realize God. Perché Krishna dice nella Bhagavad Gita io reciproco. Questo significa che se una persona ha amore per Krishna, poi Krishna ha amore per lui e si rivela a loro, e quindi queste persone diventano realizzate. Ma se una persona ha dei desideri materiali, ha qualche cosa che non lo fa rendere completamente a Krishna, allora Krishna non si rivela a quella persona. Because Krishna examines your qualification. Perché Krishna esamina la tua qualificazione. But the name of Krishna doesn't look at your qualification. Ma il nome di Krishna non guarda la tua qualificazione. But still the name of Krishna will withhold mercy if you commit some offenses, if you have some lacking of reverence towards the holy name. Però nonostante questo, il nome di Krishna non vede la tua qualificazione, però comunque se tu fai offese, il nome di Krishna non si rivederà a te. Quindi vede se tu fai offese o no. But Chaitanya Mahaprabhu, he never looks whether you are qualified or unqualified, or whether you have offenses or you don't have offenses. To everyone. That means the river of his mercy has broken the banks and he's just going everywhere. And no one can stop it. Mentre Chaitanya Mahaprabhu, lui non guarda né la qualificazione né anche ti perdona tutte le offese. Questo significa che mentre il fiume prima aveva delle rive che lo bloccavano, adesso Chaitanya Mahaprabhu dà l'amore per Dio a tutti, anche a quelli che non sono qualificati, anche a quelli che fanno offese. And
Duran Mei Marusaki Naopi, the poet who is saying this verse, Yudhishthira Thakur, he's saying, I am like a dry stick, twig growing in the desert. E il poeta che dice questo verso, Srila Vishwanatha Chakravarti, lui dice, io sono come un bastoncino secco nel deserto. So I am far away from the monsoon rain clouds. Io sono lontano dalle piogge del monsone. But still, the breeze is blowing. Però nonostante questo, comunque arriva un venticello fresco. And it's carrying some moisture into the desert, and when that moisture touches me, then I come alive. Umidità. E porta dell'umidità con sé, e quando questa umidità mi tocca mi sento rinato. So 500 years ago, when Sri Chaitanya Mahaprabhu came to this world, he inundated the universe with Krishna prema. E 500 anni fa, quando Chaitanya Mahaprabhu venne in questo pianeta, lui inondò l'universo intero con l'amore per Krishna. But we are very far away from that. Now it is 2020. Ma noi siamo molto lontani da quello. Adesso sono passati già 5 secoli. Everyone is very far away from the Gaura Lila, the pastimes of Chaitanya Mahaprabhu. Tutti noi siamo molto lontani dal pastimes di Chaitanya Mahaprabhu. Far away from his holy dham Navadvip. E dal suo luogo sacro Navadvip. But still, through the words of our Guru Parampara, each generation, Mahaprabhu's disciples like Rupa Goswami, then the next generation, next generation, next generation, and my Guru, and coming to me like this. By speaking, we are bringing the air, carrying some moisture from that monsoon of Chaitanya Mahaprabhu and bringing it to the desert of Velatri, and everyone who became dried up, they will be touched by that moisture and e però la nostra linea disciplica, ovvero i discepoli di Chaitanya Mahaprabhu, i loro discepoli portano con loro, sono come l'aria che porta con sé questa umidità della pioggia di misericordia che portò Chaitanya Mahaprabhu, e viene qui nel deserto di Velletri, e quando noi siamo toccati da quello ci rinasciamo. So we are here for 7 days. Noi siamo qui per 7 giorni. And every morning we'll have Mangalarti, and then the morning worship of Krishna, the ceremonies, and then japa, meditation in the morning, and then at this time there'll be a seminar, and also in the evening, every day. Noi saremo qui per 7 giorni, ogni giorno di mattina faremo l'adorazione di Krishna cantando e facendo delle cerimonie, e poi mediteremo, e poi a quest'ora ci sarà il seminario, e poi anche nel pomeriggio tutti i giorni. And by hearing the discussions you become very full. E ascoltando queste discussioni diventate molto pieni. And you will not be able to hold it inside. E non riuscirete a tenerlo dentro. And that joy you want to share with others. So on Saturday evening we'll go to the lectury and do kirtan. Jai Gurudeva! E questa e saremo così pieni di gioia, non riusciremo a tenerlo dentro, allora sabato andremo con il kirtan per stare a Velletri, perché vogliamo condividere questa gioia che abbiamo accumulato. But there's some special quality. If you have money and you give some away, you have less. But in bhakti, when you give some away, you have more. Però c'è una qualità speciale nella devozione, che mentre con i soldi, se tu ne dai un po' a qualcuno, poi tu ne hai di meno, invece la devozione, la gioia devozionale, se tu la condividi con gli altri, poi ne hai di più. So on Sunday evening we'll go to the center of Rome. E domenica pomeriggio andremo nel centro di Roma. And then the program will continue for a few more days. No, no, quello non è buono. Quelli sono da pani che. Sometimes Krishna takes the form of a bumblebee to come to listen to her. A volte Krishna prende la forma di un calabrone per venire a ascoltare. So, and then we have some more days, because by then the katha will become somewhat. E poi avremo gli ultimi giorni, in quei giorni il kata diventerà di un livello superiore, cercheremo di portare le discussioni su filosofico un po' a livello più alto. So we will speak on one subject for the whole 7 days. Quindi noi parleremo di un'unica materia per tutti i 7 giorni. That is called Sanatan Shiksha. Che è chiamato Sanatan Shiksha. It means that
Sri Chaitanya Mahaprabhu, he taught all the foundational conclusions of Krishna Bhakti, the path of Bhakti Yoga, to the senior most of his disciples, Sanatan Goswami, in Varanasi. Significa che Chaitanya Mahaprabhu a Varanasi e disse tutte le conclusioni fondamentali della scienza devozionale del Bhakti Yoga al più anziano dei suoi discepoli, Sanatan Goswami. He instructed him there for about 10 days. E lo istruì su questa scienza lì per 10 giorni. So we'll edit it a little bit and try to fit it in 7 days. E noi l'abbiamo tagliato un pochetto per farlo centrare in 7 giorni. So this teaching, directly, the words that Chaitanya Mahaprabhu gave to Srila Sanatana Goswami constitute one of the highest and most profound theological presentations in Gaudiya Vaishnavism, in our tradition. E questi insegnamenti che Chaitanya Mahaprabhu insegnò, parlò direttamente a Sanatana Goswami, sono one of the most profound and complete theological presentations. Sono una delle più profonde e complete presentazioni teologiche of della nostra tradizione Vaishnava. So by hearing this, you can completely understand what is the nature, the swarup of pure devotion. Ascoltando questo potrete comprendere qual è la natura della spirituale della devozione. And by following this teaching, you can become perfect in your spiritual life. E seguendo questi insegnamenti potrete diventare perfetti nella vostra vita spirituale. One of our great acharyas, Srila Bhaktisiddhanta Thakur, he said, Tai doshtamanna nirjanna bhajanna pariyachi chale nkuyogi vaibhav prabhu sanatane parama jatane shiksha dila jaha chinta e sob. Uno dei più grandi dei nostri maestri spirituali nella nostra linea, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, disse questo verso. The meaning is this: oh my dear mind, you are very wicked. What kind of devotee do you think you are? Oh mia cara mente, tu sei molto wicked. Debole. Che no, no, malvagio. Sei molto maliziosa. Che tipo di devoto pensi di essere? The main obstacle in spiritual life is not that we are fallen. The main obstacle is that we are dishonest. L'ostacolo più grande nella vita spirituale non è che siamo caduti, ma è che siamo disonesti. If you are fallen, if you are weak, no problem, if you are honest. Se voi siete caduti e siete deboli, non importa se siete onesti. But the problem is that a person, when they begin the path of spiritual life, immediately think, I am a very great saint. Ma il problema è che una persona non appena inizia il cammino spirituale subito pensa, ah, io sono un grande santo. I am very pure. Sono molto puro adesso. I have no material desires at all. Non ho nessun desiderio materiale affatto. And then they think, oh, I will go to a solitary place like a hermit. E poi pensano adesso andrò a fare l'eremita in un luogo solitario. And be engaged in that very intense prayer. E sarò impegnato in una preghiera molto intensa. All by myself. Tutto da solo riuscirò. Completely alone. Da solo, completamente da solo. Is anyone watching me yet? Qualcuno mi sta guardando ancora? No, aspettiamo un po'. So at once when we begin the spiritual path, then the duplicity comes. Quindi appena iniziamo il cammino spirituale, subito la duplicità viene. So he's saying that tai dostamana nirjana bhajana. The first thing is we pretend to be doing our spiritual practice for the sake of getting some respect from others. Quindi lui disse una delle prime cose è che noi iniziamo a fare le cose spirituali per il tentativo di avere rispetto dagli altri.
Instead of coming and approaching the more advanced devotees, invece di venire e servire i devoti più avanzati e chiedere da loro, in a very humble mood, con un sentimento molto umile, and asking for their guidance, how to chant, how to serve, e chiedendo la loro guida, come cantare, come servire, we want to be Svatantra independent. Invece noi vogliamo essere Svatantra indipendenti. But the result of this independent and solitary spiritual life, without the shelter and guidance of saints, is you begin to pray, but very soon you just start to think of sex and money. Ma il risultato di questa cosa solitaria, di questa indipendenza che porta una persona a andare a fare la spiritualità da solo senza prendere rifugio nelle persone più avanzate e senza servire i santi, l'unico risultato sarà che la mente inizierà subito a pensare ai soldi e al sesso. And the more you try to remove these ideas from your mind, the more they strangle you. E più tentate di rimuovere queste idee dalla vostra mente, più vi strangoleranno. So, when a person is independent and trying to pray and approach God, then they're just making a show for others. Quando una persona è indipendente, ha questa indipendenza dalle persone più avanzate, si sente indipendente e può fare tutto da solo e approccia a Dio con questo sentimento, l'unica cosa che vuole è avere rispetto degli altri. So here Prabhupada Bhaktisiddhanta Thakur is saying, Kuyogi Vaibhav, your activity is like one Kuyogi, that means a bad yogi. E quindi lui disse, questa attività è come quella di un cattivo yogi. If you go to India, then you may meet some yogis. Se voi andate in India potrete incontrare molti yogi. They live alone for many years in a cave in the Himalayan mountains. Loro vivono da soli per tanti anni in una caverna dell'Himalaya. And they want to get some siddhi, mystic powers. E loro facendo questo vogliono ottenere dei poteri mistici. So after some time, they may be able to produce some vibhuti, some ash. In their hand. Dopo del tempo possono diventare in grado di produrre delle ceneri dal palmo della mano. Uh-huh. Shivalings. Oppure possono far manifestare dei Shivalinga. If they don't do the austerity to develop the power to do it, sometimes they just hide the Shivaling under the sleeve and then shake it out like a. And everyone goes, ah, oh, he's a Siddha yogi. Ma se non riescono ad avere la forza di fare tante austerità per tanto tempo, magari si mettono semplicemente questo Shivalingam sotto dentro il vestito nascosto, poi fanno un attimo così e gli appare nella mano e tutte le persone, wow, questo è uno yogi, quanto è potente. And then, from making a show, they just collect money and followers and girlfriends. E facendo questo show, l'unica cosa che fanno, collezionano soldi, fama, amici e donne. So, Srila Bhaktisiddhanta Thakur is saying, if you are on the path of bhakti, and you are independent from your guru, you don't associate with saints and serve in a very humble way under their guidance, then you become exactly like that kuyogi. Your so-called devotion is just like that, only to show others and trick them. E Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur disse, se voi approcciate questo cammino della bhakti con un sentimento di indipendenza, senza capire l'importanza di servire le persone sante e seguire le istruzioni del proprio guru e chiedere consiglio, poi questa devozione sarà in realtà solamente uno show, una cosa esterna fatta solamente per acquisire qualcosa dagli altri, rispetto dagli altri. So what should you do? Quindi cosa dovremmo fare? Prabhu Sanatane Paramajotane Shikshdila Jaha Chintasesav means that you should hear the teachings that Chaitanya Mahaprabhu gave to Sanatana Goswami and meditate on it very deeply, then you come to understand pure devotion. Quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo ascoltare queste conclusioni filosofiche sulla bhakti che diede Chaitanya Mahaprabhu a Srila Sanatana Goswami, e in questo modo, se noi molto attentamente riflettiamo su questi principi, comprenderemo cos'è la bhakti, la devozione. So now after that brief introduction I want to tell you something about the life of Sanatana Goswami, just to set the scene of how he came to receive this teaching. Adesso voglio parlare un po' di Srila Sanatana Goswami, della sua vita, giusto per mettere un contesto, per creare la scena di come lui ricevette questi insegnamenti. Sanatana Goswami Pai, he was born in
Bengal, in Baklachandradweep, in the year 1488. Lui nacque in Bengala nell'anno 1488 in Baklachandradweep. And he, so that means he was born 2 years after Chaitanya Mahaprabhu was born. Significa che lui nacque 2 anni dopo Chaitanya Mahaprabhu. He was born in a family of very high class Karnataka Brahmanas. E lui nacque in una famiglia di Brahmana, monaci, Karnataka, molto diciamo socialmente elevati, cioè nella società avevano una posizione elevata. But that part of India in those days it was a country called Gouda. Ma quella parte dell'India in quei giorni era un paese chiamato Gouda. This is also one of the reasons our prabhara is called Gaudiya, because it comes from there. Questa è anche una ragione per cui la nostra linea disciplica si chiama Gaudiya, perché viene da lì. So at that time there was a Muslim, the Islamic emperor was ruling over that. A quel tempo l'impero islamico governava in quell'area. And his grandfather was one of the ministers in the government. E il nonno di Shri Sanatana Goswami era uno dei ministri del governo. So after a few generations, his father and then he himself also came in the government. But he was so skilled, he was such a brilliant and intelligent person that he became the prime minister of the emperor, Nabab Hussain Shah. E poi passò a suo padre e poi anche lui entrò in governo, ma lui era talmente abile che diventò nella strategia che diventò il primo ministro dell'imperatore. So just imagine that he's the prime minister, he's the leading politician of the emperor. So he was very very wealthy. Immaginate solo che lui era il primo ministro dell'imperatore islamico lì e quindi era molto molto benestante. And he was very powerful. E era molto potente. And he was very famous. E era molto famoso. He had everything that you could possibly want to have. Lui aveva qualsiasi cosa che noi potremmo desiderare. His father was a very strict Brahmin. Suo padre era un monaco molto severo. And if he only saw a person, a Muslim person, he used to go and perform ceremonies for purification. E ogni volta che lui vedeva una persona musulmana, poi lui andava in un luogo e faceva dei rituali per purificarsi. Because the Brahmins have a very pure life, they never eat meat. Perché i monaci, i brahmini, hanno una vita molto pura, non mangiano mai carne. So they consider even seeing a person who eats, especially who eats cows, then it's very sinful, you have to go and do the prayaschitta atonement. Quindi loro considerano che solamente vedere una persona che mangia la carne, specialmente chi mangia carne di mucca, che è ancora peggio, solamente aver visto quella persona ti ha contaminato e devi fare un rituale per purificare. But Sanatana Goswami, he was not like that. He used to cut his beard like a Muslim, grow his hair and wear the cloth like you could not tell that he was from a Brahmin family at all. You would think he was a Muslim. Ma Sanatana Goswami invece si aveva la barba come un musulmano, si vestiva come loro, non avresti neanche riconosciuto che veniva da una famiglia di brahmini induisti. He used to associate very closely with the emperor. The emperor treated him like his brother. E lui si associava molto in maniera molto stretta con l'imperatore, che lo trattava come un fratello. And everyone had such a love and friendship from him, from all religions. E tutti quanti da qualsiasi religione avevano da lui molto amore e amicizia. Even at that time there were Abyssinians there were Africans there even, and they had become kings some generations before. A quel tempo c'erano anche gli africani lì, alcuni di loro divennero re in delle generazioni precedenti. They were bought as slaves and then they had a revolt and then they became kings for about 6 years and then again they became conquered again. So, vennero come schiavi e dopo qualche anno si ribellarono e riuscirono a regnare lì per 6 anni, però dopo di nuovo furono conquistati dall'Islam. So, but his Sanatana Goswami's name in those days, he was called Sakar Malik. That means basically the big boss. E Sanatana Goswami in quei giorni veniva chiamato Sakar Malik, che significa il grande boss. Sarkar means like government and Malik is the controller of the whole government. Sarkar significa il governo e Malik significa il controllore. So, he
he made for himself a very palatial house in a town called Ramkeli. E lui si era fatto una casa molto lussuosa nel posto chiamato Ramkeli. Now Ramkeli was a very spiritual place. Ramkeli era un posto molto spirituale. There are many lakes there. And one lake is called Radhakund, one is called Shyamakund, one is called Lalitakund, one is called Vishakakund, one is called Saravikund. All the famous lakes of Vrindavan, they have been made there in Ramkeli. And so that place is known as Gupta Vrindavan, a hidden Vrindavan. In questo luogo ci sono diversi laghi che sono stati fatti e sono stati chiamati ognuno con un nome dei laghi che sono a Vrindavan, il luogo in cui è nato Krishna. Quindi quello viene chiamato, questo posto Ramkeli, viene anche chiamato Gupta Vrindavan, ovvero la Vrindavana nascosta. And Sakar Malik, he had a guru named Vidyavachaspati, who was a very great scholar and great devotee who lived in Navadvip, and he used to come from Navadvip to Ramkeli, and Sanatana Goswami would study under him. E Srila Sanatana Goswami, quando ancora si chiamava Sarkar Malik, aveva un guru, Vidyavachaspati, e lui viveva a Navadvip. E da Navadvip veniva lì a Ramkeli per insegnare al suo discepolo. And it is said that no one can describe how devoted Sanatana Goswami was to his guru Vidyavachaspati. E si dice che nessuno può descrivere quanto era devoto Srila Sanatana Goswami al suo guru a quel tempo. So, when Chaitanya Mahaprabhu was in Navadvip, Sanatana Goswami used to write letters to him. E quando Chaitanya Mahaprabhu and Mahaprabhu used to write back. Era a Navadvip, Sanatana Goswami gli scriveva delle lettere e Chaitanya Mahaprabhu gli rispondeva. But they did not meet. Però non si incontrarono. And when Chaitanya Mahaprabhu was only 24 years old, he left his home and took the renounced order of sannyas. E quando Chaitanya Mahaprabhu aveva solamente 24 anni, ha lasciato la sua casa e ha preso l'ordine di rinuncia. And he went south to stay in Jagannath Puri. E andò nel sud per stare a Jagannath Puri. And then he went on a tour preaching the glories of the names of Krishna all over South India. E poi andò in tour per predicare le glorie del Santo Nome tutto nel sud India. And then when he returned to Jagannath Puri, after some years he was very eager, I want to go to Vrindavan. E quando tornò a Jagannath Puri dopo qualche anno era molto molto avido, io voglio andare a Vrindavan. So Chaitanya Mahaprabhu set off to Vrindavan, and on his way he came to Ramkeli, the village where Sakar Malik was staying. E Chaitanya Mahaprabhu per la sua via verso Vrindavan venne a Ramkeli, il posto dove Sarkar Malik, ovvero Srila Sanatana Goswami, stava lì. So at that time, wherever Mahaprabhu went, hundreds of thousands of people were following him. A quel tempo, ovunque Chaitanya Mahaprabhu andasse, migliaia di persone lo seguivano. He was very, very tall. Lui era molto alto. And his body was golden. E la sua carnagione era dorata. And soft as butter. E era morbido come il burro. And he had very big lotus eyes. E aveva degli occhi grandi come petali di loto. And long arms reaching down to his knees. E aveva delle braccia così lunghe che arrivavano al ginocchio. He was decorated with a beautiful tilak. E aveva un bellissimo tilak che lo decorava. And the cloth, sannyas cloth, short. The color of the rising sun. E aveva un vestito da rinunciato corto del colore del sole che sorge. He was always singing the names of Krishna with tears of love flowing from his eyes. E lui cantava costantemente i nomi di Krishna con le lacrime agli occhi. So when people saw him, they would just follow him wherever he was going. Quindi quando le persone lo vedevano, semplicemente lasciavano tutto e lo seguivano ovunque andasse. Wherever he stepped, people wanted the dust from his footprints. And so they would come, and so many people would come to take the dust, it would make holes in the road. E ovunque lui metteva i piedi, le persone venivano e volevano prendere la polvere dai suoi piedi. Quindi dove c'erano le sue impronte, le persone venivano e venivano così tante che lasciavano un buco. And gradually, he came, he arrived in Ramkeli. E gradualmente lui arrivò a Ramkeli. So, Sakar Malik did not want to openly go to meet with him and attract attention to him because he thought, oh, maybe the emperor, he could make a problem. E Sarkar Malik non voleva che le persone si accorgessero di questo perché pensava, per la sua incolumità, aveva paura che magari l'imperatore avrebbe potuto creare dei problemi. So Sarkar Malik and his younger brother, who was the finance secretary, Davir Kas, in the middle of the night, they went to
the place where the house where Chaitanya Mahaprabhu was staying. E allora di notte lui and his brother mm-hmm. e suo fratello mm-hmm. e suo fratello andarono nel luogo dove Chaitanya Mahaprabhu dormiva. So when they met Chaitanya Mahaprabhu, he was sitting beneath two trees, a kadamba tree and a tamal tree. E quando one tree was black like Krishna and one was golden like Radharani. E quando lo incontravano, Chaitanya Mahaprabhu sedeva sotto due alberi, un kadamba e un albero di tamal, che sono uno nero come Krishna e uno dorato come Radhika, come Radha. And when Dadrikas and Sakar Malik approached Chaitanya Mahaprabhu, they took some grass, some straw, and held it between the teeth. E quando Sarkar Malik e suo fratello approcciarono Chaitanya Mahaprabhu, loro presero un filo d'erba e lo misero tra i denti. And they put a cloth around their neck and held it in their hands like this. E presero un vestito, lo misero intorno al loro capo e lo presero con le mani congiunte così. And they were bowing down again and again. E si inchinavano di nuovo e di nuovo. At the distance. Dalla distanza. Haridas Thakur and Srila Nityananda Prabhu, they said, oh, look who has come. E Haridas Thakur e Nityananda Prabhu dissero, oh, guarda chi è venuto. And brought them into Mahaprabhu's presence. E lo portarono in presenza di Chaitanya Mahaprabhu. So what is the meaning of taking straw between your teeth? Qual è il significato di mettere un filo d'erba tra i tuoi denti? If you go in the field, you can see many animals are there and they always have. They're eating some grass. Se voi andate nel campo potete vedere molti animali, gli animali hanno sempre dell'erba tra i denti. Means I am completely ignorant like an animal. Significa io sono completamente ignorante come un animale. Actually, they were both very great scholars. In realtà erano entrambi dei grandi scolari. But they never considered themselves alone. Ma loro non si considerarono mai se stessi di essere persone colte. And holding the cloth around the neck. E avere il vestito intorno al collo. Galla vastra kritanjali vaishnavani kate. Srila Bhaktivinoda Thakur said, when will I come before the pure devotee holding the cloth around my neck? Srila Bhaktivinoda Thakur disse, quando è che approccerò un devoto tenendo un vestito così tra le mie mani e il collo? Danti tena kori dandra. And with straw between my teeth, I will bow down and give up all duplicity, dishonesty. E con dell'erba tra i denti io mi inchinerò e abbandonerò tutta la duplicità, tutta la disonestà. And I will cry, oh Vaishnava Thakur, please be merciful to me. E io piangerò, oh Vaishnava Thakur, per favore sii misericordioso con me. Vaishnavira obidane Krishna doyamoy. Hey, no pamara prati habina sadoi. When we approach the saints in this mood, then they will pray to Krishna, and Krishna will hear their prayers and sprinkle his mercy on them. Quando noi approcciamo una persona santa con questo sentimento molto umile, loro saranno mossi a compassione e pregheranno per noi a Krishna. E Krishna, soddisfatto del nostro mood con questo santo, lui ci darà la sua misericordia. A proud person cannot enter into the spiritual path. Una persona orgogliosa non può mai entrare nel cammino spirituale. Chaitanya Mahaprabhu has taught different things through different associates. Chaitanya Mahaprabhu insegnò diverse cose attraverso differenti associati. For example, through Roy Ramananda, he has crushed the pride of Cupid. Ad esempio, attraverso il suo associato Roy Ramananda, lui distrusse l'orgoglio di Cupido. Cupid means the one with the arrows, you know, who makes the boys and girls become attracted to each other. Cupido è quella persona con le frecce che fa essere i ragazzi e le ragazze attratti tra loro. He conquered the whole world. Lui conquistò l'intero mondo. But Ramananda Roy, he was not at all touched by any worldly attraction. Ma Ramananda Roy lui non era toccato per nulla da nessun attaccamento di questo mondo. He used to teach them how to dance. And before dancing he also used to give them massage, oil massage. E lui era l'insegnante delle ballerine che danzavano per il carro di Jagannath.
e prima che loro ballavano non solo le insegnava e faceva tutto, ma anche le massaggiava con dell'olio prima che loro danzassero. But he never experienced any chittavikara, any transformation in his mind. Ma lui non fece esperienza mai di alcuna chittavikara, trasformazioni nella mente dovute alla passione. So through Ramananda Rai, Chaitanya Mahaprabhu crushed the pride of Cupid. Quindi attraverso Ramananda Roy, Chaitanya Mahaprabhu ha distrutto l'orgoglio di Cupido. Through Haridas Thakur, he taught the glories of the holy name. Attraverso Haridas Thakur, lui insegnò le glorie del santo nome. And how to tolerate suffering. E come tollerare ogni sofferenza. Haridas Thakur was whipped and beaten in 22 marketplaces, but he was praying for those who were beating him. Haridas Thakur fu picchiato fino allo stremo in 22 piazze del mercato con delle armi e lui però mentre era picchiato lui era pacifico e pregava per le persone che lo picchiavano. Those who were beating him, he never thought they are my enemies. Coloro che lo picchiavano in questo modo lui non pensava mai loro sono i miei nemici. He thought only they are the instrument of God to punish me because I am very offensive. Loro lo picchiavano col fine di ucciderlo, ma lui pensava solamente loro mi sta è Dio che attraverso di loro mi sta purificando, mi sta dando una punizione per purificarmi perché io sono molto offensivo. So similarly, through these two brothers, Chaitanya Mahaprabhu is teaching humility. E allo stesso modo, attraverso questi due fratelli, in modo simile, lui sta insegnando, Chaitanya Mahaprabhu insegna a noi l'umiltà. Kripa Kripanugamini, it is said that if someone is humble and considers themselves quite worthless, then the mercy of Krishna chases after that person. Si dice che se una persona è umile e considera se stesso molto insignificante, la misericordia di Dio lo insegue. So, Rupa and Sanatan, they bowed down to Chaitanya Mahaprabhu and offered prayers to him. Rupa Goswami e Sanatan Goswami si inchinarono a Chaitanya Mahaprabhu e offrirono preghiere. Matulyana stipa patma na paradi na kastana parihari pi lajjame kim bruvei purushottama. Sanatan Goswami said, there is no one more sinful than me. Sanatan Goswami disse, non c'è nessuno più peccaminoso di me. There's no one more offensive than me. Nessuno è più offensivo di me. And I even hesitate. I know what I'm doing wrong, but I'm hesitating to give it up. E io so che sto sbagliando, ma addirittura esito ad abbandonare i miei sbagli, i miei errori. So what can I say? Cosa posso dire? I am only praying, O Chaitanya Mahaprabhu, that though I am not qualified, that you may accept me as your servant. L'unica preghiera che posso fare, Chaitanya Mahaprabhu, è che nonostante io non sia qualificato, per favore accettami come tuo servitore. Pavantam eivanu charam nirantara prasanta nishesha manoratantara kadaham aikantiki nityakinkara prahashayashami sanata jivitam. He quoted a verse of very ancient verse from the Sri Sampradaya, the Stotra Ratna of Yamunacharya. E lui citò un verso molto antico della Sri Sampradaya di Yamunacharya. And it expresses the mood of das, a servant. E questo verso esprime il mood di un servitore. It means bhavantam evanu charam nirantara. When will my life be a life of only service? That I go from service to service to service to service with no interruptions. Si dice, quando è che la mia vita sarà ravvivata solamente da servizio? Io andrò solamente da servizio in servizio. Yes. Note it down what it means to be das. Senza interruzione. Adesso prendete appunti cosa significa essere das. Servitore. When you take initiation and Guru gives a name, Krishna Das. Quando voi prendete iniziazione e il Guru vi dà il nome spirituale Krishna this Das. This is very, very high. Questo nome Das, servitore, in realtà è molto molto alto, non you è may be thinking, oh, why not, I cannot have the title Sripad, Pujapad, Vishnupad, Paramahamsa Rastotra Sata. But only this Das, this is actually very very high. Magari uno pensa, perché non mi è stato dato l'appellativo, non so, Sripad, Pujapad, Vishnupad, Maharaj, Paramahamsa, grande anima, solo questo Das, servitore. In realtà questa parola Das, servitore, è molto molto elevata. So he's saying, he's praying for the position of Das, and the first aspect of that is continuous service.
Lui prega per avere questa posizione di servitore. Il primo aspetto di questo è il servizio continuo. And then he said the side effect of continuous service is prasanta nishesha manora tantra, that the mind, the manorat means desires, they all become completely silent and peaceful. I am not disturbed by desires anymore, just become completely peaceful. E l'effetto laterale di questo servizio ininterrotto è che i desideri della mente si annullano completamente e la mente diventa completamente pacifica. Then Prahasharishami Saitnata Jivitam means, and at the same time, I will be full of joy thinking, my master is so wonderful. E allo stesso tempo io sarò pieno di gioia pensando, il mio maestro è così bello. If you have no material desires and you have no personal sense gratification, then how will you be happy? The servant is happy because he always thinking, ah, my master is so wonderful. Se voi non avete desideri materiali e non avete, don't have desires, and I said, how will you be happy if you have no desires and you don't try to fulfill anything for yourself? Why? Because the joy is coming from always thinking, I am so fortunate to serve my master who is so wonderful. Come farà una persona a essere felice se non ha desideri materiali e non fa mai la gratificazione personale dei sensi? Quella persona sarà sempre piena di gioia perché penserà, quanto sono fortunato che il mio maestro è così grandioso. Like Radharani. Come Radharani. Radharani is made of joy. But she's never thinking of herself, but she's joyful because she's always thinking of Krishna. Radharani è sempre piena di gioia in maniera assoluta, ma lei non è mai gioiosa per se stessa, ma è piena di gioia perché pensa sempre a Krishna. So then those two brothers, they said, actually, how will it be possible that you accept us as your servants when we are so unqualified? We are as only aspiring for this, we are like dwarfs who are trying to touch the moon. E Srila Rupa Goswami disse, come facciamo noi a chiederti di essere tuoi servitori quando siamo così squalificati? Sembriamo due nani che tentano di toccare la luna. Even a very tall person cannot touch the moon, but if a dwarf is jumping, it's extra pathetic. Persino una persona molto alta non può toccare la luna, ma se ci prova un nano è ancora più patetico. She said, we are like this. Noi siamo così, disse. And Chaitanya Mahaprabhu, he said to them, oh, from today you will not be Sakar Malik and Dabrikas. From today Sakar Malik, your name will be Sanatan, and Dabrikas, your name will be Rupa. Became Rupa and Sanatan Goswami. E Chaitanya Mahaprabhu rispose e disse, oh, da oggi il vostro nome non è più Sakar Malik e l'altro. Il vostro nome oggi è Rupa e Sanatana. E divennero Sanatana Goswami e Rupa Goswami. He said, now you give up this humility, you are breaking my heart. E adesso gli dice, adesso abbandonate questa umiltà, state rompendo il mio cuore. You have been my servants for many lifetimes. E gli rispose, voi siete stati i miei servitori per tante vite, non solo adesso, ma per molte vite precedenti siete stati i miei servitori. The Mahaprabhu said, before, when you wrote to me, I wrote one letter back to you. E Mahaprabhu disse, prima, quando tu mi scrivevi, ti ho risposto con una lettera. And in that letter I gave a poem. E in quella lettera ho scritto un poema. Paravyasani ni nari vyagrapi griyakamasu tadeva svadhyatyanta navasanga rasayanam. The meaning is this. There was one woman. One woman. Married lady. Married lady. C'era una donna sposata. And this married lady, she had one secret lover. E questa donna sposata aveva un amante segreto. So she was always very, very enthusiastic to do the housework. E lei era sempre molto entusiasta nel fare il lavoro domestico. Because in Vedic culture, if your wife is not enthusiastic to do the housework, then you'll be suspicious. Perché nella cultura vedica, se la moglie non è entusiasta nel fare il lavoro domestico, poi il marito è sospettoso. So to hide the fact that she had a lover,
She was doing the housework, everything very perfectly. Allora, per cooking, cleaning, everything. Per nascondere il fatto che aveva un amante, lei faceva tutto il lavoro domestico super entusiasta, super intensamente. So pulire, cucinare. So that no one would suspect anything. In modo che nessuno potesse sospettare niente. But in her heart, at every moment, she was relishing and think and remembering how she was meeting with her beloved. Ma nel suo cuore lei assaporava e ricordava costantemente come si incontrava con il suo amante segreto. And she could feel inside as if she were meeting with him, newer and newer at every moment. E sentiva come se nel suo cuore si stesse incontrando con lui, e questo sentimento era sempre nuovo, ogni momento cresceva sempre. So, this is not the teaching of Chaitanya Mahaprabhu that you should behave like. Questo non è l'insegnamento di Chaitanya Mahaprabhu che noi dovremmo comportarci così. This is a poem to teach something about bhakti. Questo è un poema per insegnare qualcosa sulla bhakti. Two important interpretations are there. Due interpretazioni importanti ci sono. First one is that just as she is hiding her love, so in the same way the devotee should not make a show of the internal realization. Allo stesso modo come lei nascondeva il suo amore per il suo amante, così il devoto non deve fare uno show delle proprie realizzazioni. One should follow all the rules of bhakti, go to Mangalati, chant japa and all the practices one should do. But if Krishna is coming in your heart and you are realizing your loving relationship with him, you should not show it on the outside. Uno dovrebbe fare keep it secret. Uno dovrebbe fare tutti i doveri prescritti, fare il mangalara, di cantare il santo nome, servire. E se viene un sentimento forte di amore per Krishna e Krishna appare nel cuore, una persona non dovrebbe farne uno show di questo, ma contenersi e tenere questa cosa segreta. Appena bhajana kata nakahibo jata tata, Srila Narottam Das Thakur said, my own service to Krishna in my heart, this I don't talk here and there to others. I don't express Srila Narottam Das Thakur. Srila Narottam Das Thakur disse, quello che provo nel mio cuore per Krishna io non lo esprimo, ma ne faccio. What I feel in what how I am serving internally, I don't talk about it outwardly with others. Come io servo here and there. Come io servo Krishna internamente, non ne parlo in maniera aperta alle persone qui e lì. So if we begin to realize something about our relationship and service to Krishna, if you want that to grow and grow and grow, you have to be very confidential. Se voi volete che le vostre realizzazioni spirituali crescano sempre e servire Krishna nel vostro cuore, voi dovete imparare a essere molto confidenziali. If you are cooking rice, it will take a long time if there's no lid. But if you have a pressure cooker, which is very tight, then it will cook more quickly. So in the same way, our realization will grow more and more if we keep the lid. That means vacho vedo. Control your urge to speak. Allo stesso modo come il riso si cuoce molto lentamente se non c'è il coperchio, ma se invece c'è una pentola a pressione che è chiusa in maniera molto forte, si cuoce molto velocemente. Così allo stesso modo, se vogliamo avere realizzazioni spirituali, noi dobbiamo imparare a controllare l'urgenza di parlare e tenere queste cose per noi confidenziali, le realizzazioni. Srimati Radharani said, when the flame of love is blazing in your heart, then if you open your mouth to talk about it, then the wind can blow it out. Radharani disse, and that wind is pride. The wind of pride will blow out your love. Radharani disse, se c'è una candela e voi aprite la finestra, il vento entra e la spegne. Allo stesso modo, se voi avete questo amore per Krishna, se voi questo vento rappresenta l'orgoglio, ovvero una persona che è orgogliosa delle sue realizzazioni e ne fa uno show, poi questo amore per Krishna si spegnerà. So if you keep your internal bhajan and realization secret, then it will be successful and at every moment you can relish that. That's the one interpretation of this book. Ma se voi invece tenete queste realizzazioni spirituali che avete segrete nel cuore e non ne fate uno show, poi potrete fare progresso nella bhakti. Questa è una delle prime, è la prima interpretazione di questo poema. And then the other important interpretation is that the gopis of Vrindavan
They secretly love Krishna, but they have to hide it from everyone. E l'altra interpretazione importante è che le gopi, le pastorelle di Vrindavan, loro amano Krishna, ma devono tenerlo segreto. So that subject will come later in the teachings to Sanatana Goswami. E questa materia arriverà più avanti negli insegnamenti che darà Sanatana Goswami. At that time, Sanatana Goswami said to Chaitanya Mahaprabhu, Vrindavana yatra ei nahi paripati. You are going to Vrindavan, but this is not the way to go to Vrindavan, surrounded by thousands and thousands of people. In quel momento Sanatana Goswami disse a Chaitanya Mahaprabhu, tu vai a Vrindavan, ma questo non è il modo per andarci, perché sei circondato da troppe persone. Migliaia di persone. Then they gave pranams and they returned to their home. Poi diedero i pranam e si inchinarono e tornarono a casa. Mahaprabhu had told them that you should try to come out from your situation and meet me in Vrindavan. E Mahaprabhu gli disse, voi dovreste cercare di uscire da questa situazione che avete nella società e venirmi a incontrare a Vrindavan. So from that place, Ramkeli, Chaitanya Mahaprabhu continued along the road and he came to a village called Kanai Natchala. E Chaitanya Mahaprabhu da lì, da Ramkeli, continuò per la sua via verso Vrindavan e arrivò a un villaggio chiamato Kanachala. And when he was there, he was remembering the words of Sanatana Goswami. E mentre Chaitanya Mahaprabhu era lì, lui ricordava le parole di Sanatana Goswami. Vrindavana yatrar e nahi paripati. This is not the way, the method to go to Vrindavan. Questo non è il modo per andare a Vrindavan circondati da migliaia di persone. He was thinking, Chaitanya Mahaprabhu thought that his Param Gurudev, his Guru's Guru, Madhavendra Puri went to Vrindavan and Govardhan alone. E lui stava pensando al suo Param Gurudeva, ovvero il guru del suo guru, Srila Madhavendra Puri, che andò a Vrindavan da solo. And Krishna personally came to him on the pretext of bringing some milk. E Krishna venne personalmente a lui e gli apparve con il pretesto di portargli del latte. He said, but if I go with crowds of people and if they will have different moods, then I will not be able to really experience the ecstasies of the holy place. Ma se io sono circondato da tantissime persone, ognuna di loro ha un mood differente, tutti i loro mood non permetteranno a me di fare esperienza del mood del luogo sacro. Why? Because this is a very important point in spiritual life. Perché questo è un punto molto importante nella vita spirituale. Yasya satsangati pungsa manivatsa satadgunai sakula jatato dinam sayutaneva sansraya. Means that your heart, your chitta is like a crystal, and just as a crystal, if you put it on red cloth, it reflects the color red. If you put it on a blue cloth, it sparkles with the color blue. So in the same way, your heart will reflect the mentality of the people with whom you associate with. E questo verso dice, così come un cristallo non ha colore, ma se viene messo vicino a una rosa diventa rosso, se viene messo vicino a un colore blu diventa blu, allo stesso modo le mentalità delle persone con cui ci associamo ci condizionano. So, if you associate with the materialistic persons who identify with the body as the self and they have no devotion, by associating with them, even if you don't want it, but gradually their feelings, their materialistic ideas will affect you. Se voi vi associate con persone materialistiche che identificano loro stesse con il corpo e che non hanno devozione, anche se voi non lo volete, associandovi con loro, gradualmente questi sentimenti e questo mood che hanno loro inizierà a influire sulla vostra coscienza. But the good news is that if you associate with Vaishnavas, with saints, only by being close to them, hearing from them, serving with them, their divine transcendental realizations that you cannot have even in 100 lifetimes, but it can come to you easily like this. Ma la buona notizia di questo, la buon aspetto di questo è che se noi stiamo con le persone sante, anche solo stando con loro, servendo insieme a loro, ascoltando da loro, piano piano le loro qualità trascendentali appariranno in noi. So all the scriptures say sadhu sangha sarva shastriko, the importance of association. Tutte le scritture dicono sadhu sangha sarva shastriko, l'importanza dell'associazione. Now let's go to another level of the same principle. Perhaps you are with the devotees, but this devotee is devoted to Lord Narayan. This devotee is devoted to Lord Ramachandra. This devotee is in Sakiras, in the mood of friendship to Krishna.
then your own mood cannot manifest. Oppure a livello you have to associate with those who have the same mood of love like you. We want to associate with those devotees who are in mood of gopis of Vrindavan. Allo stesso modo, a livello più sottile, se c'è un gruppo di devoti, ma una persona è devota a Narayana, una persona è devota a Rama, una a Krishna, però uno magari ha il sentimento con Krishna di amicizia, un altro il sentimento di parentela, poi tutti, ognuno ha dei sentimenti diversi e il tuo sentimento non si può manifestare. Per questo noi, tra devoti anche si cerca di associare con persone che hanno lo stesso sentimento nei confronti di Dio. E seguendo Chaitanya Mahaprabhu, noi il nostro sentimento con Krishna, noi vogliamo il sentimento delle gopi, le pastorelle di Vrindavana che hanno vissuto. Chaitanya Mahaprabhu decided, I'm going to turn around and go back to Jagannath Puri. Allora Chaitanya Mahaprabhu decise, ok, allora adesso voglio tornare indietro verso Jagannath Puri. And after some time, I'll try to go to Vrindavana again, but I'll go secretly, not by the main roads, I'll go through the jungle, and no one will know. E poi a un certo punto mi rigirerò verso Vrindavana, però non prenderò in segreto, però non prenderò la strada principale, ma passerò per la giungla e nessuno se ne accorgerà. Now, Chaitanya Mahaprabhu, he turned around, he went back to Puri. Adesso Chaitanya Mahaprabhu tornò indietro a Puri. And when he came back, all the devotees there, they knew that he wasn't going to Vrindavan and that he was turning around and he was coming back. E adesso tutti i devoti che erano con lui sapevano che lui non andava più a Vrindavana ma tornava a Puri. Why? Perché? Because there was a devotee, his name was Nishingananda Brahmachari. Perché c'era un devoto chiamato Nishingananda Brahmachari. When he heard that Chaitanya Mahaprabhu was going to Vrindavan, he thought, oh, it's a very long road. E lui pensò, quando seppe che Chaitanya Mahaprabhu andava a Vrindavan, lui pensò, oh, ma è una strada molto lunga. And with many stones and thorns. E con tante pietre, spine, rovi. In many places there's no water. In alcuni posti non c'è acqua. In many places there's no shade. In alcuni posti non c'è ombra. So he began to chant and he was meditating and in his heart he made a very beautiful road of jewels. E lui stava meditando e nel suo cuore lui fece una bellissima via fatta di gioielli. And he covered that road of jewels with flowers. E lui coprì questa with no stem. Questa strada di gioielli con dei fiori senza gambo. And in his mind he envisioned beautiful trees all the way along on both sides making shade on the road. E nella sua mente lui visualizzò questi alberi che creavano una bellissima ombra su questa via. And at intervals there were golden steps leading down to nice pools of cooling water. E qui e lì c'erano dei bellissimi scalini dorati che portavano in dei laghetti di acqua rinfrescante. And so he was chanting the holy names. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And he was visualizing this beautiful road and he could see Chaitanya Mahaprabhu was very happily and comfortably dancing and singing along that road in his heart. E lui cantando i santi nomi in questo modo stava visualizzando questa via e Chaitanya Mahaprabhu che molto allegramente cantava e danzava e per la strada verso. And in his meditation he made the road from village to village and when he got to Kanai Natsala then his vision broke. E quando lui in meditazione faceva questo poi arrivò a tutti i villaggi fino a quando arrivò a questo villaggio in cui si incontrarono e lì la sua meditazione si ruppe. And he couldn't do that meditation. E non riusciva più a fare quel tipo and di then meditazione. He opened his eyes. E poi aprì i suoi occhi. Then he told the devotees, Chaitanya Mahaprabhu will not go to Vrindavan. E poi disse ai suoi devoti, Chaitanya Mahaprabhu non andrà a Vrindavan. He will get as far as Kanai Natsala, then he will come back. Lui arriverà fino a questo villaggio, Kanatsala, e poi tornerà indietro. So everyone knew, oh, he knows something that we don't know. E tutti quanti sapevano, ah, lui sa qualcosa che noi non sappiamo. So, that's actually what happened. E questo è quello che è successo. It has a very deep meaning. E ha un significato molto profondo. That when a devotee is chanting the holy name and serving Krishna or Chaitanya Mahaprabhu in his heart, this is not imagination. Che quando un devoto canta il santo nome e appare in meditazione come lui serve Krishna oppure Chaitanya Mahaprabhu in meditazione, questa non è immaginazione, ma this è reale. Real. This is transcendental reality. Quella è una realtà trascendentale. Che si manifesta al At first, if you are chanting with a restless mind and committing the offenses to the holy name,
then it's your imagination. All'inizio, se noi cantiamo con una mente instabile o facciamo qualche offesa, questa, se noi ci capita un'esperienza così, è solo immaginazione. But when by the mercy of our guru we become free from the offenses to the holy name and become absorbed in the vibration of the holy name, then the holy name begins to manifest the preview of the transcendental pastime even before they happen. When we are by the mercy of guru we become free from the offenses to the holy name. Ma quando noi grazie alla misericordia del guru diventiamo liberi dalle offese al santo nome, poi mentre cantiamo la vibrazione trascendentale del santo nome manifesterà questa realtà a noi. Sì. And what Nishingananda Brahmachari was seeing in his heart hadn't happened yet. Quello che lui vide nel suo cuore non era ancora successo. But still the holy name was manifesting that lila. And that service. Ma nonostante questo il santo nome stava manifestando quel passatempo e quel servizio. So in the same way when you are chanting Hare Krishna the holy name can manifest you what services you will render to Radha and Krishna in the spiritual world even though you have not done it yet. Allo stesso modo quando voi cantate il santo nome può manifestarvi quel passatempo di Radha e Krishna e quel servizio che voi fate a loro nonostante voi ancora non ne avete avuto esperienza. And it is real. E è reale, non è immaginazione. Because the Krishna's spiritual potency manifests in your mind through his holy name. Perché la potenza spirituale di Krishna si manifesta nella vostra mente attraverso la vibrazione del santo nome. And gives you a preview of what it will be like at the end of this life when you give up this life and go to Goloka Vrindavan. E vi dà un preview, un'introduzione di cosa sarà quando voi lasciando questo corpo andrete nel mondo spirituale. So sadane bhavibo jaha siddhadeya taha pava. Srinathan Das Thakur said, as you are practicing at the time of your sadhana, when you become perfect, it's the same. It's only a question between unripe and ripe. Who said? Srinathan Das Thakur disse, quando voi fate il vostro sadhana, oppure una persona che già ha finito il suo sadhana è diventato perfetto, non cambia nulla, ma è solamente come un frutto non maturo e poi diventa un frutto maturo. So pakwa pakwa mata e vichamis, it's only consideration of pakwa or apakwa. Unripe or ripe. È solo una considerazione di tempo che uno non è ancora maturo e l'altro è già maturo. So this is the potential, the prospect of bhakti yoga that you can realize before you arrive in the spiritual world how you are serving Radha Krishna there in your meditation by chanting the holy names. Questo è il potenziale del bhakti yoga, della devozione, come una persona può realizzare nella propria meditazione come lui serve Dio nel mondo spirituale prima ancora di andare là. So Nishingananda Brahmachari, he is illustrating this by his pastime with Chaitanya Mahaprabhu. E attraverso questo passatempo, questo Brahmachari sta illustrando questo. Okay, so now, Rupa and Sanatan, they're staying in Ramkeli. Mahaprabhu has gone back to Puri. They're waiting for news. When will Mahaprabhu go to Vrindavan? So we'll also leave and meet him there. E Rupa e Sanatana Goswami stavano a Ramkeli e sapevano che Chaitanya Mahaprabhu era tornato a Jagannath Puri e adesso aspettavano nuove di quando lui sarebbe ripartito per Vrindavan, così anche loro sarebbero potuti andare a incontrare. Sanatana Goswami was thinking, how can I get out of my job being the manager of the whole country? E Sanatana Goswami pensava a come liberarsi del suo lavoro essendo il controllore di tutto il paese. So he decided not to go to work. He sent the news, I am sick, so I cannot come to work. E lui decise di non andare al lavoro e di far sapere che lui era malato e non poteva recarsi al lavoro. Because he thought if the emperor will become upset with him, then he may fire him from the job. Perché pensava che se l'imperatore si fosse arrabbiato con lui, poi in questo modo l'avrebbe potuto licenziare. So the emperor was very worried. Then he sent a doctor, I'll go to Ramkeli and make sure. My Sakar Malik is healthy. Quindi l'imperatore era molto preoccupato per lui e mandò un suo dottore e disse vai a controllare se Sakar Malik se va tutto bene con la sua salute. So when the doctor got there, he saw and then he came back to the emperor. E quando il dottore andò lì, vide e poi tornò l'imperatore. He said, Your Majesty, he's not sick at all.
he's sitting with so many pandits and scholars and brahmas and they're all studying the Srimad Bhagavatam together. E il dottore gli disse: oh imperatore, ma lui non è malato affatto, lui siede lì con tantissimi saggi e studiosi e sono lì insieme e studiano lo Srimad Bhagavatam. So then Navapusen Shah, he went there himself in person. Allora dopo l'imperatore venne là di personalmente. He said, look, I need you. E gli disse: senti, io I'm ho bisogno about di te. Make a war. I want to invade Orissa. Io voglio fare una guerra e invadere l'Orissa. So Chaitanya Mahaprabhu is in Orissa. The king of Orissa is a great devotee and actually the real king of Orissa is Lord Jagannath. E Chaitanya Mahaprabhu viveva là in Orissa perché stava Jagannath Puri e il re dell'Orissa in realtà era un grande devoto. In realtà il re non era lui ma era Jagannath perché era un grande devoto. And the king is just servant of Jagannath. E lui si sentiva solamente un servitore di Jagannath e regnava nel regno solamente in base al desiderio di Jagannath. Sanatana Goswami did not want to be the strategist and the director of a war against the king of Orissa. Quindi Sanatana Goswami assolutamente non voleva essere prendere parte in questa nell'organizzazione di questa guerra contro un devoto. So he said no, no, I'm not going to do this. Gli disse no, no, io non farò. I will stay here. Io rimarrò qui. But then the king thought, oh, if he's not on my side, then maybe he's on the other side. Ma allora il re pensò, forse se non sta dalla mia parte, forse sta dalla parte loro. Could be a double agent. Forse potrebbe essere una spia. So then he arrested Sanatana Goswami and put him in jail. Allora lo arrestò e lo mise in galera. But Rupa Goswami, he was fortunate, he quickly escaped. Ma Rupa Goswami era fortunato e lui molto velocemente lui scappò da lì. So now Rupa Goswami has escaped and Sanatana Goswami is in jail. Quindi adesso Rupa Goswami è fuggito e Sanatana Goswami è in galera. Now, what will happen next? Cosa succederà? We'll explain in the evening. Lo spiegheremo una sera. So I'm going to leave you all in the jail for now with Sanatana Goswami. Quindi per ora vi lascio tutti in prigione con Sanatana Goswami. Don't worry, someone has managed some prasadam for you in the jail. It's coming just very soon. Qualcuno ha preparato del cibo, del prasada per voi in galera e adesso arriva. So, in this pastime there are many teachings, note them all down and try to follow it in your life. In questo passatempo ci sono molti insegnamenti, cercate di prendere appunti e seguirli nella vostra vita.